Ho cercato di capire negli anni come si sposa, appunto. Era una delle domande, come credo forse sarà anche per molti Massimiliano, quella di capire quanto c'entra la musica sempre. E la musica c'entra sempre, anche se non c'è. Nel senso che prima ancora del fatto musicale c'è l'ascolto. E quando si parla d'ascolto allora si parla di come si sta insieme, come la relazione e il nostro mestiere d'attori, ma credo quasi tutti i mestieri, anche il mestiere di essere umano, sia quello di stare in ascolto. E quindi in questo senso, quando ho cercato di capire meglio questa cosa, mi è sembrato più semplice anche lavorare in teatro piuttosto che in televisione o al cinema, perché mi sembrava che comunque si trattasse di mettersi in ascolto delle diverse possibilità, dei diversi strumenti e dei diversi sguardi con cui è la relazione. In quel senso la musica c'entra sempre. Io credo che la musica, cioè, quello che a noi sembra bello da pubblico, quando senti un attore bravo, lo senti declamare, lo senti recitare, e ti sembra bello, non sai perché, è perché secondo me ha una musica interna sua, ha un ritmo interno suo, e perché poi alla fine è tutta matematica, è tutto una cosa molto precisa. Quindi quello che al pubblico lo avverte come una bella cosa è perché è una cosa molto musicale. Cioè ognuno di noi, quando si prepara un pezzo, quando si prepara un monologo, nella nostra testa comunque si fa un ritmo, si dà un ritmo, si fa una musica, e quindi te lo pensi jazz, te lo pensi una musica classica, e tutto è musica. E quello che sembra bello è perché è musicale. Sapendo che questa sera, appunto, fra gli ospiti avevamo Sonia e Massimilia, io cercavo di capire anche se c'erano qualche elemento comune nella loro attività artistica, e mi pare di averne individuato uno. Cioè, tutte e due lavorano spesso con i rispettivi familiari. Sonia con un marito che è abbastanza bravo, diciamo, che è Fabrizio Cicuni, ma si chiamano con un fratello. Con mio fratello, già. Ecco, allora volevo chiedervi, c'è qualcosa di curioso quando appunto si lavora con un marito? Tra l'altro, in una serie televisiva, De Gasperi, l'uomo della speranza, voi facevate il marito e moglie, perché sì, c'era Fabrizio che faceva. Ci siamo anche risposati in un altro momento. Io non ho la Francesca, che è appunto la moglie di De Gasperi. Immagino che qualcosa di diverso ci sia quando poi si lavora con la persona con cui hai fatto due figlie. Ma io, come per appunto, come per Massimiliano, ho iniziato a fare l'attrice pensando di fare teatro, e solo dopo un po' ho cominciato a desiderare di fare cinema, ma non ho mai smesso di fare teatro. Fabrizio Cicuni, mio marito, l'ho conosciuto facendo teatro, ci siamo conosciuti lavorando insieme a teatro, quindi il nostro primo incontro è stato di lavoro facendo, tra l'altro, nella trilogia della Reggiatura di Goldoni, la parte degli innamorati sfortunatissimi che poi non si sposano, disperati, e quindi siamo diventati la barzelletta della compagnia, perché invece noi comunque desideravamo altra, invece raccontavamo l'opposto, e da lì è cominciata la storia, una storia anche molto divertente, insomma abbiamo cominciato anche ridendo, e per fortuna continuiamo anche ridendo quando è possibile. E però, cioè, il lavoro di scena per noi è un dato di grande spontaneità, e quindi è continuato nel tempo, non l'abbiamo mai vissuto come qualcosa di obbligatorio, ma di bello. Conoscendo Tucci, ma io invece pensavo che un punto fosse avvenuto sulla meglio gioventù. No. Lì non eravate innamorati, insomma, tutti e due è stato poi un film. No, cercavo di uccidere. Assolutamente. Ecco, Massimiliano invece, lavorare con un fratello, anche lì forse si scontra più facilmente, ci si intende di più. No, le dinamiche lavorative sono molto più complesse, insomma, lo sa meglio di me. Marito e moglie credo ancora più complicato.
ma sono più complesse che devi gestire, diciamo, un litigio che non finisce sul palcoscenico, ma te lo porti pure a casa, oppure io me lo porto con mio fratello. Però è chiaro che c'è una magia diversa, c'è un'intesa particolare. Noi cerchiamo poi, attraverso un teatro di tradizione, di portare avanti la tradizione delle grandi famiglie napoletane, quindi il nostro sogno è quello. Però è più complesso, diciamo qualcosa. Avete un esempio? No, gli esempi non sono positivi, perché se pensiamo ai De Filippo, ai Giuffrè, hanno litigato tutti, quindi non sono gli esempi. Però hanno fatto anche grandi cose insieme. Grandi cose insieme, sì, quello sì. Cercheremo di non litigare, insomma, no, adesso stiamo lavorando insieme, infatti sono venuto di lunedì perché siamo in scena a Roma e quindi sta proseguendo bene.